Drage članice, dragi člani naše banke, dobrodošli na letošnjo močno srečanje, ki se tako kot lani odvija v živo prek streaminga. Cari soci, benvenuti all'incontro zonale in streaming organizzato dalla nostra ZKB, Credito Cooperativo di Trieste Gorizia. Kot vidite, se nahajamo tu v sredi naše razstavne dvorane na občinah, ki je na žalost že eno leto zaprta zaradi znanih zaščitnih ukrepov vezani na trenutno zdravstveno stanje. Zelo mi je žal, da se danes ne moremo srečati tu, v živo, v tej dvorani na občinah ali v Sovodnjah, v Doberdobu, v Nabrežini in v drugih naših krajih. Purtroppo anche quest'anno tale incontro e anche l'assemblea di fine aprile dovranno svolgersi con modalità diverse dal solito, in quanto ritrovarsi insieme sarebbe incompatibile con le esigenze dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Sono incontri nuovi, virtuali, ma non per questo vengono meno la vicinanza, l'interazione diretta con la banca e il dialogo con la nostra compagine sociale, nello spirito della mutualità, che è uno dei nostri fondamenti dell'essere cooperativi. Tudi občini zbor bo letos potekal brez fizične udeležbe članov. Tako kot lani bodo člani glasovali izključno preko pooblaščenca. O navodilih za nastopanje in glasovanje na občinem zboru bomo spregovorili kasneje. Občini zbor je bil vedno za nas izjemno pomemben trenutek, dan, ko predstavimo rezultate svojega dela in skupaj razmišljamo o naši prihodnosti. Da bi vam posredovali informacije o rezultatih in načrtih za bodočnost, smo si zamislili to območno srečanje v živo prek streaminga. Redko katera banka se je odločila za to potezo. Naša banka pa se odvedno razlikuje od ostalih bank in za nas dialog s članstvom v duhu vzajemnosti je eden od temeljev naše zadružne ustanove. Program tega območnega srečanja v streamingu je dokaj pester. Da bi vam posredovali čim več podatkov in vsebin, bomo najprej spregovorili o bilanci in o dogodkih leta 2020 in o prvih mesecih letošnjega leta. Nato bomo predstavili letošnje kandidate za upravni odbor, sledila bodo navodila za občni zbor. V drugem delu pa bomo odgovorili na vaše vprašanje. Vprašanja nam lahko posredujete z SMS ali WhatsApp sporočilom na telefonsko številko, ki jo vidite sedaj na ekranu. Oggi vi forniremo una sintesi dei risultati e vi daremo delle indicazioni per la compilazione e la trasmissione delle intenzioni di voto per l'Assemblea. Nella seconda parte dell'incontro potrete mandarci delle domande attraverso SMS o WhatsApp al numero che vedete adesso. In questi mesi difficili, tutta la banca ha dimostrato una grande capacità di reazione e con grande orgoglio che vi presentiamo oggi numeri che dimostrano che siamo solidi e stabili e questa è la miglior garanzia per tutti i nostri soci e per i nostri clienti. Tutti noi abbiamo messo in campo un impegno economico e organizzativo straordinario che, nonostante la portata del fenomeno, siamo stati in grado di rispondere prontamente all'emergenza. Il lungo percorso di evoluzione e cambiamento intrapreso insieme a voi negli anni passati e la fiducia che ci avete sempre accordato ci hanno permesso di raggiungere questi importanti risultati. Predajam sedaj besedo direktorici Emanueli Bratos in poddirektorju Dejanu Rebekiju, ki bosta spregovorili o rezultatih banke leta 2020 in o delovanju banke v tem posebnem letu. Prima di raggiungere la sala da dove vi presenteremo i risultati della banca, do la parola alla direttrice Emanuela Bratos e al vice direttore Dejan Rebekij. Da questo momento in poi i soci di lingua italiana possono seguire l'incontro grazie alla traduzione simultanea tramite i sottotitoli.